Allora, io mi occupo di principalmente, io insegno al Dipartimento di Informatica di Venezia e, ci occupiamo col mio gruppo di ricerca, siamo adesso 8 persone, del tema della come le opinioni vengono influenzate da ciò che leggiamo online. E abbiamo in particolare centrato la nostra attenzione sulla questione che viene chiamata adesso, un po' come vulgata, il concetto delle fake news, che però insomma è una cosa molto più ampia, molto più estesa, molto più complicata del concetto di fake news, e ci concentriamo un pochino su capire quali sono i meccanismi cognitivi, l'essere umano dietro la fruizione di queste informazioni per cercare di capire quali sono effettivamente eventuali soluzioni. Non so quanti di voi, per esempio, finora hanno sentito che la soluzione al problema delle fake news è il fact-checking, ovvero portare l'informazione con le fonti, in maniera tale che sia verificata. Quanti di voi pensano che questa sia risolutiva per il tema delle fake news? Abbia un effetto, abbia un fact-checking, abbia un ruolo? Ok. Vi faccio la stessa domanda alla fine del giro e vediamo se siete ancora della stessa opinione. Allora, pare che in questo momento, fino a qualche tempo fa, eravamo liberi e pieni di verità e oggi invece siamo immersi nel mondo delle fake news. Fake news è tutto, fake news è qualunque cosa non sia effettivamente verificata o vagamente dubbia. Da un punto di vista ontologico e non strettamente informatico, il concetto di verità è un concetto che filosoficamente è molto dibattuto, molto complesso, molto ostico. L'idea che esistano fake news e real news, verità e bugie, e il mondo sia categorizzabile in questi due insiemi, fa un po' fatica a reggersi in piedi, soprattutto dopo Popper, dopo Kuhn. Il problema è che il metodo scientifico e spesso chi fa parte dell'elite intellettuale si è fermato al 1700, insomma siamo rimasti più o meno intorno all'illuminismo come capacità di categorizzazione dell'universo. Tanto che la storia delle fake news è diventata una fake news nello stesso modo, nel senso è un qualcosa che non riscontra una grossa rilevanza. C'è stata fatta una commissione nel Parlamento europeo dove hanno fatto un documento di indirizzo, c'è tutta un'attenzione da parte dell'autorità garante per le comunicazioni sulla questione del come le piattaforme digitali influenzino la diffusione dei fake news. C'è un interesse enorme sulla faccenda. Fake news. Macron, che praticamente viene salvato dall'ingerenza russa durante le elezioni da un ragazzino, Nicolas Van der Beest, che gli fa un'analisi dei social network trovando l'ingerenza russa. Poi uno va a vedere l'analisi dei social network che ha fatto questo, non c'è traccia di ingerenza russa. Cioè, quindi è tutto un maquillage generale che. Comunque siamo al punto, il nodo cruciale è che nel 2000, diciamo la parola dell'anno, del 2016, per l'Oxford Dictionary è post-truth, post-verità, realtà post-fattuale, ovvero quando selezioniamo un'informazione non per il suo valore di verità, ma perché seguiamo una matrice emotiva. Nel 2017 scopriamo che l'essere umano non è razionale. Cioè l'essere umano seleziona l'informazione non perché è vera, ma perché aderente a determinate caratteristiche emotive. Quindi il drive emotivo, la tendenza emotiva dell'essere umano pesa di più del razionale. C'è pure, sarebbe anche da fare una discussione su tendenza razionale dell'essere umano versus tendenza emotiva, perché non coglie proprio tutta una serie di concetti e questioni che stanno dietro l'essere umano. Però fondamentalmente il discorso è diciamo, qui entriamo un pochino noi in gioco col discorso ricerca su queste faccende, nel senso che abbiamo a disposizione ad oggi tonnellate di dati per l'analisi del comportamento degli esseri umani. Avete sentito un po' lo scandalo Cambridge Analytica ultimamente, no? Cambridge Analytica ci controlla. Ecco, diciamo che nell'ambito ricerca quel modo di sfruttare i dati per analizzare i comportamenti dell'essere umano non è cosa nuova. Infatti il tizio che utilizzò le cose di Cambridge Analytica veniva da un lavoro che era stato fatto con David Stilwell,
uno psicologo di Cambridge con cui il mio gruppo collabora spesso attivamente, e c'è uno studio proprio perché abbiamo la possibilità di capire come si comporta l'essere umano non in un ambiente controllato, che quindi può essere in qualche modo limitato sicuramente per dimensioni e soprattutto ha dei limiti grossi per quanto riguarda la specifica degli esperimenti. Un po' meglio così, spero. E quindi fondamentalmente ci siamo posti il problema di come affrontare le questioni sociali, quindi come l'informazione, come emergono le narrative, come l'essere umano fruisce l'informazione, sfruttando un metodo che era nuovo all'epoca, 2009-2010, insomma, David Lazar di Northeastern University diceva: perché non uniamo le forze, sociologi, informatici, statistici, in questa nuova branca che si chiama sociologia computazionale, studiamo nel dettaglio le faccende invece di fermarci alla speculazione, esperimento su 100 persone, quando possiamo fare analisi su milioni di utenti. E diciamo, in qualche modo abbiamo cercato di avallare questa storia. E da allora sono stati fatti diversi studi, cioè la materia è evoluta. Abbiamo per esempio in alto a sinistra, non so se si vede bene, presi tutti i tweet che sono stati fatti nell'area del New Jersey, sono stati categorizzati per lingua e praticamente troviamo che effettivamente come si distribuiscono geograficamente le varie etnie in base alle lingue che parlano su tweet, e ha una buona corrispondenza con il reale. Oppure in basso a destra abbiamo la distribuzione del movimento Occupy su Facebook, cioè il movimento Occupy, quelli che si organizzavano per ridistribuire meglio il reddito e si organizzavano attraverso Facebook. Su Facebook la loro mappa compare in questo modo, quindi è un fenomeno che è strettamente concentrato negli Stati Uniti, ha, cosa interessante, ha una matrice a Hong Kong, che è un, insomma, tutto dire. Però fondamentalmente vi invito un attimo a riflettere sul fatto che questa non è ancora scienza. Questa è un'osservazione descrittiva di una realtà, ma non ha nessuna attitudine predittiva o di comprensione dei fenomeni che stanno dietro un processo. Quindi stiamo raffinando degli strumenti per, diciamo, rispondere a domande un pochino più articolate. E per farlo bisogna uscire un pochino dal settorialismo scientifico disciplinare, insomma, quindi quello che si occupa degli strumenti, quello che si occupa delle domande ad alto livello, e cercare di unire le forze per trovare gli strumenti che siano in grado di rispondere a domande che abbiano una certa rilevanza anche da un punto di vista sociale e politico, come nel caso delle fake news, come vedremo nel caso delle fake news. E ci ritroviamo praticamente che l'idea era quella di unire sociologia, psicologia, semiotica, scienze della comunicazione, psicologia, e partivamo da un mondo che era per quelli delle scienze dure, quindi come la fisica, l'informatica, per cui la diffusione di un'idea segue le stesse identiche dinamiche di un virus, tanto che si parla di virale quando qualcosa va in larga diffusione, si parla di virale. Però diciamo che forse non è proprio così semplice, cioè il virus io non lo scelgo, l'idea sì, che non è una differenza banale, nel senso c'è un'intenzionalità nell'acquisizione dell'informazione, una proattività che non in qualche modo coesiste con la metafora del virus. Se vogliamo mantenere la metafora del virus, dobbiamo creare o pensare a un recettore di questo virus che sia molto molto articolato. Molto articolato significa che tiene conto della sfera cognitiva dell'individuo. La sfera cognitiva dell'individuo si compone di tanti, tanti, tanti elementi, tra cui l'intenzionalità, la fiducia, l'attitudine, quindi l'attitudine e la tendenza dell'essere umano verso determinate cose piuttosto che altre, le norme sociali, quindi è importante anche l'ambiente circostante con cui mi confronto, e altro elemento fondamentale è il confirmation bias. Quanti di voi hanno sentito parlare di confirmation bias, pregiudizio di conferma? Ok, oggi cercheremo di lasciare un'impronta su questa faccenda qua. Il pregiudizio di conferma, ve lo anticipo, è quella tendenza dell'essere umano ad acquisire le informazioni perché sono aderenti con la propria visione del mondo a scapito di informazioni a contrasto. Questo, vedremo, è il killer, l'assassino del tema delle fake news, di tutta la faccenda che stanno dietro questa vulgata generale che sta andando in massa contro la questione della degenerazione dell'ignorante che non capisce, non riconosce l'autorità, insomma, che vedremo, insomma, un pochino più complicata se vista dalla prospettiva del confirmation bias e forse anche molto più affascinante. Quindi, facendo un po' di storia, partivamo da un mondo in cui 30 anni fa il giornalista aveva un ruolo,
il giornalista in redazione selezionava i pezzi che erano importanti, e più la notizia era coperta, più si parlava di una determinata notizia, più questa veniva percepita come importante dal pubblico. Questa viene chiamata agenda setting, cioè diciamo le cose importanti vengono in qualche modo stabilite dal redattore, c'è un passaggio top down, dall'alto arriva la selezione, e questa selezione in qualche modo scremava molto la quantità di informazioni che avevamo a disposizione su cui potevamo interrogarci. Siamo passati con gli anni da questo tipo di produzione ad una produzione che nei nuovi media, social media, internet, è estremamente disintermediata. Significa che l'esperto non ha più un ruolo. Un gattino, un selfie, segue gli stessi identici meccanismi di popolarità che segue la notizia di un colpo di Stato. Viene selezionato dagli utenti, il bacino di utenti maggiore indica qual è l'argomento di rilevanza, e spesso e volentieri questo viene preso dalle testate giornalistiche. La cattura di Osama Bin Laden non è avvenuta perché c'era il giornalista sul posto che ha preso l'informazione, è stata presa da un tweet. Ok? E lui, che ultimamente è ritornato alla ribalta sulle cronache, Facebook, già nel 2007 diceva una cosa molto sottile: noi non vogliamo creare altre informazioni, noi non vogliamo creare altre comunità, noi vogliamo semplicemente che l'informazione sia libera di circolare velocemente. Questo sta dicendo, tradotto, taglio fuori tutti i corpi intermedi e ognuno è padrone artefice di quello che seleziona. Quindi che succede? Ho accesso a un mare magnum di informazioni su internet, posso accedere a quella che più si confà alla mia visione del mondo, elemento in più, posso condividerla senza costo con persone che mi sono affini, persone che io conosco, i miei amici che sono affini e potrebbero acquisire quell'informazione. Quindi il meccanismo di popolarità è cambiato il meccanismo di selezione dell'informazione, che ora è completamente orizzontale. Dal punto di vista di me utente, quando sono su internet, l'informazione che viene da Repubblica o l'informazione che viene dal blog rivoluzionario hanno la stessa identica livello di visibilità, non parlo di reputazione, stesso identico livello di visibilità. Entrambi competono per la risorsa che è l'attenzione dell'utente online. Quindi, giornalismo, blogger, e piano piano si abbassa il ruolo di cambiamento, il ruolo di selezione delle varie categorie addette all'informazione. Tanto che il giornalista, nella maggior parte dei casi, si arrabbia perché dice: no, ma io sono un giornalista, quello è un blogger, io sono iscritto all'ordine dei giornalisti, il blogger no. C'è da dire che soltanto in Italia esiste l'ordine dei giornalisti, negli Stati Uniti una cosa del genere sarebbe considerata anticostituzionale, quindi non è perseguibile come strada quella dell'arroccamento dietro l'ordine che mi dice, che mi dà il potere di discernere cosa è vero e cosa è falso, che vedremo alla fine è anche abbastanza paradossale se inquadrato nel modo corretto. Il problema però rimane la qualità dell'informazione, cioè è vero che tutti possiamo accedere alle fonti di informazione, c'è un mare magno di informazione, ma la qualità per la selezione dell'informazione in qualche modo non è più filtrata, questo filtraggio abbassa il livello di qualità dell'informazione circolante, almeno in teoria. Come funziona il marchingegno? Come funziona il marchingegno? Vedete, questa è una frase di Einstein che dice: il problema con le frasi false su internet è che spesso sono false. Il problema delle citazioni su internet è che spesso sono false. Firmato Albert Einstein. Quello non è Albert Einstein, quello è Bruno Lauzi. Come funziona il cervello umano? Come funziona il cervello umano nel riconoscimento dell'informazione? Capelli bianchi, mossi, baffi. Ha una chitarra, quindi questo in qualche modo è la nota critica, ma per molti che non hanno mai visto in faccia veramente Albert Einstein se non tramite foto, questa potrebbe essere perfettamente plausibile. Il nostro cervello ragiona per approssimazioni, riconosce per approssimazioni, se ne è sempre fregato della verità. Il cervello, verità è una cosa astratta, e noi percepiamo la realtà attraverso stimoli, la nostra costruzione della realtà è percettiva, è assolutamente imperfetta. Assolutamente imperfetta e imprecisa.
tanto che abbiamo un sacco di bias, vengono chiamati. I bias sono questi scivoli, questi difetti nel riconoscimento, c'è il bias identificazione, c'è il glittering bias, quello che ci porta a giocare al lotto, a pensare che i numeri in qualche modo, se aspettiamo il tempo, abbastanza tempo, usciranno, hanno più probabilità di uscire. Abbiamo tutta una serie di combinazioni, di costruzioni mentali che ci portano a una visione del mondo un po', diciamo, umana, più che storta. Tanto che un bellissimo lavoro di Martin Bauer della London School of Economics, un altro collaboratore nostro con cui stiamo lavorando ultimamente, lui fa l'ipotesi del pensiero quasi religioso. Cioè l'essere umano non può fare a meno, di fronte alla complessità, di ridurre questa complessità cercando delle scorciatoie, tipo ero nella caverna, sentivo i tuoni, il tuono mi spaventa, non ne so nulla di questioni elettrostatiche, meteorologia e tutto, e quindi dico che è il Dio che è arrabbiato con me che sta tuonando. E sta succedendo la stessa identica cosa con le fake news, con l'avanzare della tecnologia, diciamo sono cambiati i mostri, sono cambiati i fenomeni e stiamo attuando le stesse tecniche di rappresentazione del reale per cercare di diminuire l'ansia da controllo che abbiamo di fronte a certi eventi che stanno succedendo. Nel caso specifico le fake news fanno parte del fenomeno della globalizzazione. Esempio carino di questo modo approssimato di ricostruire la realtà. Siamo nel 2015, luglio, Quantico University, quindi l'università del, diciamo, il quartier generale dell'esercito, uno dei quartieri generali dell'esercito, c'è una conferenza stampa in cui viene annunciata un'esercitazione militare antiterrorismo sul suolo del Texas. Il giornalista riprende l'informazione, la manda su Twitter, comincia il tantam su Twitter, nell'arco di poche ore diventa Obama sta per fare il colpo di Stato sul suolo degli Stati Uniti. Quindi da esercitazione militare Obama fa il colpo di Stato. Uno sarà portato a pensare, ah ma ci sono cascati i soliti imbecilli, i soliti cretini. No, il governatore del Texas, Greg Abbott, allerta la Guardia Nazionale dicendogli di presidiare i confini. Quindi l'informazione che è stata trasformata, approssimata, è diventata in qualche modo la prova o il sospetto che Obama stesse per fare un colpo di Stato, tanto che influenza una decisione politica. Decisione politica del governatore del Texas di presidiare i confini. Ok? E poi ne abbiamo altre, tipo Pertini. Tutti sapete chi è Pertini, non ha mai detto questa frase. Quando il governo non fa ciò che il popolo vuole, va cacciato con le mazze e con le pietre. Fa parte di uno scherzo, di un esperimento, vedremo, di un esperimento che tendeva a creare informazioni paradossali che prendessero in giro una determinata narrativa del mondo per vedere quanto era facile far entrare informazioni fasulle all'interno di una narrazione condivisa. Ok? Questo c'è l'elemento simbolico. C'è l'elemento simbolico di Pertini. E quello che succede è divertente. Vi ricordate il movimento dei forconi? Che c'era stato il movimento dei forconi e tutto, che avevano chiamato alla protesta sotto il Parlamento nel 2013. Ecco, questa è a servizio pubblico con Santoro e c'entra quell'immagine di prima. Protesta, diciamo, alle manifestazioni che si stanno svolgendo, ma la convocazione era cacceremo questo governo con le mazze e con le pietre, anche con le mazze e con le pietre. Cioè, questo è scritto nel volantino di convocazione, non è che un'invenzione della stampa, l'avete scritto voi. Non so se l'ha detta Pertini quella frase, non lo so perché qualcuno dice che l'abbia detta Pertini, io ora non ho scavato molto, però è una frase che ci piace. Voglio chiedere a Rambi... Non ho scavato molto, ma è una frase che ci piace. Questa sarebbe stata subito bollata come fake news, però è una frase che chi se ne frega se è vera o falsa, ci piace. Confirmation bias, prendere l'informazione perché aderisce con la mia visione del mondo, chi se ne frega se è vero o falso. Questo è un altro, fa parte sempre del nostro setting sperimentale, perché noi abbiamo fatto un esperimento mettendo informazioni fasulle su Facebook, raccogliendo informazioni fasulle su Facebook e profilando chi le consumava, chi le condivideva. Questa è stata fatta da un cappellaio di Firenze, un artigiano cappellaio di Firenze, di Incisa per l'esattezza, e dice che il senatore Cirenga non esiste, è la pagina Facebook con senatore come nome e Cirenga come cognome, che ha proposto una legge per finanziare i parlamentari in caso non fossero rieletti con 134 miliardi di euro.
Ok, c'era scritto a fianco all'immagine, quindi il box dell'immagine era accompagnato da un testo che diceva: se veramente credi a questa bufala sei un boccalone e ti meriti il governo che hai. C'era scritto, era annunciato, ok? La prima settimana 35.000 condivisioni, è uscita a gennaio del 2013, siamo ad oggi, ce n'ha 2 milioni e mezzo. Ancora circola, ogni tanto riciccia, ogni tanto ritorna fuori. Sarà smentita, cioè se andate su Facebook, sui vari siti di debunking, questi che smontano le bufale, Cirenga lo trovate di continuo. Eppure Cirenga entra nella narrazione dei forconi, nella narrazione alternativa. Lenti, ancora voi non ne parlate, voi state parlando di fare i fondi. Avete fatto una cosa, avete fatto un fondo per le TFR dei deputati che perdono il posto da deputati. Vi dovete vergognare. Quindi, diciamo, è facilissimo in questo mondo disintermediato buttare dentro un amo, informazione costruita ad hoc, e creare un caso, creare un argomento. Cirenga a tutt'oggi viene utilizzato come argomento di dibattito, è stato utilizzato anche durante le elezioni. Non esiste Cirenga, come non esiste quella frase di Pertini. Sappiamo che è fake perché l'abbiamo in qualche modo controllata, cioè a monte c'era stata una selezione dell'informazione che diceva: questo è uno scherzo. Ma quante altre informazioni sono state veicolate in quel modo? Ok? E ovviamente subito il nostro identification bias, il nostro cervello ci porta a dire: ah, ma ci sono questi imbecilli che condividono queste informazioni. Tanto che ne ho sentite tantissime di scientisti, sedicenti scienziati che neanche conoscono il metodo scientifico, che dicono che la scienza invece ci dà verità assolute, verità certe. Ecco, questa è un'intervista che feci a Wired nel 2016, Wired Italia, e la utilizzai per fare un altro esperimento, ok? C'era la mia intervista, ok? Quindi il nome mio menzionato 7-8 volte più o meno in tutto l'articolo, articolo piccolino, poi non particolarmente lungo, e si diceva che i complottisti, chi segue informazione complottista o chi segue informazione scientifica, più o meno si comporta allo stesso modo. Quindi un tema già polarizzante, no? Che crea due fazioni rispetto a una visione del mondo, una visione un pochino da tifo da stadio. In alto, Walter Quattrociocchi, quindi col mio account pubblico, era lo stesso nome che si trovava nell'intervista, ok, quindi nell'intervista c'era Walter Quattrociocchi. Walter Quattrociocchi commenta dicendo: perché invece siete meglio voi che vi informate sulle fonti ufficiali come il CICAP o Quark, quindi un po' provocatorio, no? Prendere le difese del complottista, sembra il complottista che arriva e dice: ma perché siete meglio voi di noi, in qualche modo vi ritenete meglio noi di voi? Tre minuti dopo, arriva il genio scientista che dice: e Calla, hai letto l'articolo? Punto interrogativo, l'intervista era a me. Ok? Questo è il mondo, siamo tutti uguali, siamo tutti figli della stessa scimmia, più o meno, ok? Sempre pensiamo che gli altri siano più ignoranti di noi e questo ci dà un motivo di soddisfazione in qualche modo. Resta di fatto che, per quanto sia molto importante e molto divertente, dal 2013 questo fenomeno, questa diffusione di informazioni, insomma questo passaggio di informazioni che si trasformano e crescono, è uno dei problemi delle 10 minacce globali per il Global Risk Report del World Economic Forum. Quindi non un posto importante, un'organizzazione molto importante, dice che la diffusione massiva, quindi gigante, di informazioni fasulle è un problema per la società contemporanea. Ok? Dal 2013 questo. Perché? Dal 2013 il World Economic Forum diceva che era colpa della gente scema, poi dal 2014, 2015, 2016 abbiamo cominciato noi a scrivere i report, diciamo, per la definizione del problema, e piano piano abbiamo cominciato a declinarlo in una maniera un pochino più sofisticata, un pochino più complicata. Non io ho la verità e tu che non la capisci sei scemo, perché non funziona, non convinci nessuno. Non so se avete visto, quanti di voi hanno assistito alle dinamiche sul discorso online sulle vaccinazioni? C'è quello che dice: brutti cretini, non vaccinate i vostri figli. Abbiamo pubblicato un articolo l'altro ieri che dimostra che questo modo di fare è assolutamente controproducente per l'alfabetizzazione rispetto alla questione vaccinale, anzi è deleterio. Il motivo reale sembra, insomma, l'ipotesi più accreditata al momento sembra che, allora, quella mainstream, quella giornalistica, quella da vulgata, c'è l'ignorante. Internet ha permesso a una platea di ignoranti di poter parlare e di poter dire la propria.
e siamo tutti analfabeti funzionali, siamo tutti scemi. In Italia siamo tutti scemi, l'analfabetismo funzionale, non l'incapacità di saper capire quello che leggiamo. Ok, il report OXE che riporta questa informazione non dice esattamente che siamo ignoranti, dice una cosa un po' più strutturata, che ci sono troppe informazioni e quindi facciamo fatica a capirle tutte quante. Diciamo che abbiamo un mondo che è sotto il processo, sotto la spinta della globalizzazione, quindi c'è un grosso cambiamento dal punto di vista della distribuzione dei valori, del reddito culturale, e quindi siamo sotto perenne pressione di questo fenomeno. C'è l'interconnettività che ha portato internet, che è cresciuta, quindi siamo in grado di raggiungere praticamente chiunque a sforzo zero e qualunque tipo di informazione a sforzo zero. C'è un progresso scientifico che evolve per conto suo senza che questo sia evolve così velocemente che non siamo in grado di far nostro il passaggio che questo comporta, e siamo soltanto all'inizio, insomma, perché ne vedremo delle belle tra qualche anno, insomma, da questo punto di vista. C'è la questione dell'analfabetismo funzionale, che non è nient'altro che il nostro cervello ha un'attenzione continua di 8 secondi. Poi c'è una pausa. Un articolo è scritto per richiedere 2 minuti di attenzione. Ogni giorno siamo sottoposti a in media 200 pezzi di informazione. Fatevi i conti, 2 per 200 sono già 400 minuti, poi uno lavora, mangia, c'ha i figli, va a scuola. Quindi noi in quegli 8 secondi assorbiamo quello che leggiamo nell'articolo, prendiamo i vari pezzetti che stanno messi lì dentro, più o meno li interpretiamo. Se ci piace, come diceva Lumino prima, non ho scavato, mi piace, la condivido. Il confirmation bias, pregiudizio di conferma, acquisisco l'informazione perché più o meno mi sembra plausibile e supporta la mia visione del mondo, la mia identità. L'esperimento che abbiamo fatto noi è banale, idiota, proprio cretino. Siamo andati su Facebook, 2 stati per avere un controllo, siamo per fare un controllo, 2 stati, Italia e Stati Uniti, e siamo andati a vedere tutte le pagine che lasciano informazione scientifica, quindi tutti quelli che si occupano di divulgazione scientifica, CICAP, Quark, CNR, Science, Nature, Focus, le scienze, tutte queste riviste qua, in contrapposizione a tutte le fonti di informazione alternative, tipo curarsi col bicarbonato, queste cose qua. Okay. Abbiamo mappato questo universo in Italia e negli Stati Uniti. E abbiamo analizzato il comportamento degli utenti su queste pagine. Caratterizzati gli studenti, quindi gli utenti, analizzati gli utenti, siamo andati a vedere in somministrazione come utenti che, principalmente esposti a fonti di informazione alternativa, quindi quella complottista, rispondevano a post che noi sapevamo essere falsi perché prendevano in giro la loro visione del mondo, quindi tipo, quanti di voi conoscono le scie chimiche? Sì, che praticamente c'è questa idea, no, che gli aerei rilasciano queste scie di condensa. Nessuno sa che c'è dentro queste, cosa ci sia dentro queste scie chimiche. Una delle informazioni fasulle diceva che dentro le scie chimiche c'era il Viagra, ok? Oppure questi, come chi crede alla cura naturale, come risponde all'informazione che dice di curare la congiuntivite con il limone o la dermatite con il limone? Diciamo informazioni di questo tipo, cioè prendere in giro. Visto che ci credi, mi sposto un pochino più in là per vedere quanto acquisisci. Questo era il primo esperimento, che in qualche modo dimostra che, se è vero, che tu acquisisci l'informazione non perché vera, ma perché coerente, familiare con una tua visione del mondo. Poi, per avere la prova certa del confirmation bias, dobbiamo fare il controllo, ovvero devi rifiutare informazioni che confutano la tua visione del mondo. E abbiamo fatto anche questo passaggio. Abbiamo preso tutte le informazioni di debunking, quelli che smascherano le bufale, e siamo andati a vedere effettivamente qual era la fruizione di queste informazioni rispetto agli utenti che tendenzialmente fanno uso di informazione complottista, e i risultati sono raccapriccianti. O meglio, se io parto dall'idea che l'essere umano è razionale, la verità esiste e siamo in una mandria, siamo persi in un mondo di beceri, i risultati sono abbastanza deprimenti. Tanto che questa serie di articoli fece un notevole battage mediatico, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, un po' di numeri. Il primo esperimento, quello per l'acquisizione delle informazioni, è fatto su 3 milioni di utenti. Quelle sul rifiuto delle informazioni a contrasto su 55 milioni. Ok, quindi non parliamo più di numerelli, parliamo di numeri fortemente rappresentativi. Troviamo
un mondo molto diverso da quello che ci aspettavamo. L'idea era che, più o meno c'è qualcuno che, pochi che seguono fonti di informazione complottista, parecchi che si informano, tanti nel mezzo che si informano un po' da una parte e un po' dall'altra. Invece quello che esce fuori è mostruosamente simmetrico. Chi segue fonti di informazione complottista segue solo fonti di informazione complottista, chi segue fonti di informazione scientifica segue solo fonti di informazione scientifica. Quelli che seguono fonti di informazione complottista sono 3 volte quelli che seguono le fonti di informazione scientifica, in termini di volume, sono di più. Dipende dal fatto che siamo scemi, dipende dai social, non lo sappiamo, ancora non lo sappiamo. Sappiamo che più io sono attivo su contenuti di un determinato tipo, quindi più io metto like sul sito della Juventus, più è probabile che io abbia amici juventini. Questo lo sappiamo, quindi la frequentazione dei social porta alla formazione di quelle che sono diventate il neologismo Treccani nel 2017, citando i lavori nostri, echo chamber, le casse di risonanza, gruppi omofili che condividono la stessa narrazione in cui danno eco alle proprie convinzioni e si rinforzano, ignorando informazioni a contrasto. Come rispondono gli utenti, visto che sono così bipartiti, cioè o da una parte o dall'altra, o a sinistra o a destra, come rispondono a informazioni che prendono in giro la loro visione del mondo? Le trattano come se fossero informazioni di quel dominio. Le prendono, le condividono, le mandano virali, le discutono, le ripompano. Quindi non c'è nessuna selezione a monte del controllo di verità e delle fonti dell'informazione. Non c'è. Il risultato tragico però è questo. Perché c'era tanta speranza nel debunking. Il giornalista diceva, siamo immersi nelle fake news, adesso scendo io, che devo difendere la verità, e comincio a dire cosa è vero e cosa è falso, cosa è vero e cosa è falso. Il problema è che, pure se tu dici quello che è vero e quello che è falso, loro non ti guardano. Cioè io non guardo informazioni che contrastano la mia visione del mondo, le ignoro. C'è una piccola frazione, un 5% di persone che più o meno interagisce con questo tipo di informazioni, e ovviamente il giornalista a quel punto dice, ma io per quel 5% lo devo fare. Mentana stesso disse questa cosa, abbiamo una discussione 3 mesi fa, ma io lo devo dire per quel 5%. Chi sono quel 5% che acquisisce l'informazione? E guarda caso sono gli utenti più attivi e più accaniti. Quindi sono quelli che vengono lì per dirti che tu stai facendo un lavoro di discredito e di mistificazione della realtà. Quindi in qualche modo incarni la paranoia. Adesso, manuale di psichiatria base dice che se uno è paranoico e ha paura di essere avvelenato, dirgli che nessuno vuole avvelenarlo causa esattamente la strutturazione del delirio. Perché conferma a contrasto quello che lui in qualche modo pensa. Infatti, abbiamo fatto un altro passaggino rispetto a questa cosa. Siamo andati a vedere come gli utenti esposti a queste smentite, quindi io credo alle scie chimiche, tanto che sono disposto a credere che nelle scie chimiche ci sia il Viagra, e tu arrivi e mi dici che le scie chimiche non esistono, quindi so in qualche modo che questo utente ha interagito con queste scie chimiche, con questo post di smentita. Qual è il risultato dopo l'esposizione? È che consuma più informazione complottista. Cioè, la smentita causa un rinforzo. Quindi, il fact checking, portare l'informazione con un bollino che dice che qualcuno ci ha messo un bollino e ha verificato che è vero o falsa, non sembrerebbe essere la soluzione ideale. Tanto che il Washington Post, quando uscì questo articolo, aveva una colonna del debunking. A luglio del 2015 chiude con questo pezzo, questo qua in alto a sinistra. What was fake on the internet this week? Why this is the final column? Cita il nostro lavoro e dice io chiudo. L'essere umano è razionale, così faccio soltanto danno. E Kathleen Dewey, insomma, poi abbiamo fatto dei lavori insieme, ci siamo incontrati e tutto, però lei la parte del debunking ormai non... anzi, era una debunker, la blandisce. E, ok... Quindi fondamentalmente questo ci ha permesso però di capire un pochino meglio come questi processi diffusivi di informazione si diffondono. Quindi abbiamo fatto degli algoritmi, degli attrezzi che ci permettono di capire, in base al tipo di argomenti che tratte, al tipo di reazione degli utenti, come determinate informazioni possono diffondersi o meno nell'area della rete sociale.
perché creando praticamente il modello è questo, è banale, proprio riassunto in estrema ratio, è: con internet io posso accedere a una quantità sconfinata di informazioni, giro a caso, prima o poi troverò quella che più o meno mi affascina, mi attrae, mi fermo lì sopra e comincio a consumare quel tipo di informazione. Presa quel tipo di informazione, comincerò a circondarmi di persone che sono finite lì per lo stesso motivo. Quindi emerge l'echo chamber. Insieme a questi io coopero per rinforzare la visione del mondo condivisa, ignorando informazioni a contrasto, portando informazioni a supporto. A nessuno, nessuno importa se l'informazione sia vera o sia falsa. E non è vero soltanto per la questione complottista, abbiamo fatto degli studi recentemente, insomma abbiamo continuato il tassellone su questi studi, è vero per il cambiamento climatico, è vero per il dibattito politico, è vero per il Brexit, ogni argomento che è sopra una certa soglia di polarizzazione a un certo punto incarna queste dinamiche di creazione di gruppi che cooperano per. Cioè gli echo chamber sono abbastanza persistenti, abbastanza universali come struttura. E cosa interessante è che Cass Sunstein era il consigliere, cioè il direttore dell'ufficio affari costituzionali e informazione dell'amministrazione Obama, okay, con cui abbiamo collaborato dopo questo lavoro. Fondamentalmente lui fa un'ipotesi, dice: effettivamente c'è un problema in questi echo chamber. Io lo vedo lui è un avvocato, lui studia i processi, insomma, come le giurie si influenzano a vicenda, i processi di influenza delle giurie, e effettivamente lui nota che una persona da sola esprime una opinione in maniera abbastanza moderata, quando è in compagnia di qualcun altro che sa condividere la sua visione del mondo, tenderà ad essere più estremo. La legge della polarizzazione dei gruppi. Quindi in questo contesto di echo chamber è altamente probabile che aumenti, se rinforzi, questo processo di collante, perché proprio l'informazione è il collante del gruppo. E noi siamo andati a vedere un pochino, questo non abbiamo le prove ancora della group polarization, abbiamo però cercato di capire come va il sentiment, l'emozione che esprimono gli utenti mentre commentano in base alla loro persistenza all'interno delle echo chamber, cioè quando al crescere dei commenti che fanno con persone che hanno la stessa attitudine, con persone omofile, e notiamo che effettivamente c'è una decrescita verso il basso, cioè tendono ad essere più negativi. Però è ancora peggio quando due persone di fazioni diverse si incontrano, come sul laziale o romanista si incontrano a dibattere su Facebook. La degenerazione verso la negatività è altamente più probabile. Quindi come la prendo, su Facebook finisce male. E questa è stata una bella soddisfazione per noi, insomma, un po' di modestia a questo momento, per quanto riguarda questi studi, perché abbiamo fatto chiudere la colonna del Washington Post, abbiamo avuto 1.000-1.500 articoli mediatici che parlavano della nostra, siamo stati in televisione, interviste varie, abbiamo fatto un Scientific American, abbiamo fatto Le Scienze ad aprile del 2016, la copertina delle Scienze ad aprile del 2016 è stata tradotta da Scientific American ad aprile del 2017. Abbiamo rifatto un'altra copertina delle Scienze il mese scorso con l'internet di Babele, speriamo che segua lo stesso pattern, e soprattutto il World Economic Forum segue adesso il nostro modello, non è più degli spauracchi, dei mostri, dei cattivi, o di addirittura l'abbiamo sentito alcune, l'algoritmo della verità, cioè l'uomo che dice: io prendo una macchina, la istruisco, questa macchina mi distingue cosa è vero e cosa è falso e mi dà l'informazione corretta. Ecco. Allora, passo indietro, un po' d'umiltà, esseri umani, non razionali. La scienza sappiamo che è un metodo onesto per la conoscenza della realtà, perché prova con il metodo scientifico che tende a rendere falsificabile un'ipotesi, ok? E va avanza per verità temporanea, cioè temporaneamente vero perché è coerente con tutto il modello, ma questo non significa che potrebbe essere smentita, quindi niente di più scettico del metodo scientifico. Quindi la verità è temporanea, la realtà, il mio accesso alla realtà è temporaneo. Questa è la situazione. Io metto a monte, questo è il problema a monte, a valle metto San Pietro, uno che fa questo è vero, questo è falso, questo è vero, questo è falso, ancora peggio ci metto un algoritmo.
Poi oltretutto chi dice queste cose non ha manco studiato informatica, perché cioè, il teorema di indicibilità di Gödel dice che questa cosa non si può fare, cioè non esiste un algoritmo che ti permette di dire cosa è vero e cosa è falso, cioè non c'è, cioè la verità varia a seconda del sistema di assunzioni che uno costruisce. Questo non è decostruzione nichilista, ci sono cose vere e verificabili, ci sono cose che purtroppo sono soggette ad incertezza e sono sempre di più. Il problema reale è che noi dobbiamo avere a che fare con questo tipo di informazione e la risposta non è nel mettere i bollini all'informazione dicendo che l'informazione è vera, l'informazione è falsa, perché spesso e volentieri quello che dice il giornalista è soggetto a bias suoi, che si legano ai bias di chi legge e si creano questi marchingegni che rinforzano questi meccanismi di polarizzazione. Un ultimo studio che abbiamo fatto recentemente dimostra che più un argomento è polarizzante, più è probabile che sia argomento di fake news. Il 91% degli argomenti polarizzanti è anche argomento di fake news. Ci siamo? Ok. Quindi la risposta viene da Samantha Power. Samantha Power, ambasciatore statunitense all'ONU, moglie di Sunstein, il tizio citato prima. Lei persona fantastica, forse anche più di lui a livello di brillantezza e di capacità. La graduation ceremony di Yale, alla cerimonia di laurea di Yale, cita il lavoro che stavamo facendo col marito parlando dell'echo chamber e dice, citando Kennedy, il problema è che noi preferiamo il comfort delle nostre opinioni piuttosto che il confronto. E il problema è che questo ci ha portato in un mondo in cui gli echo chamber massimizzano questo fenomeno e abbiamo paura di parlare con gli altri. Io non devo parlare con qualcuno perché ho ragione o perché voglio convincerlo, ma perché potrebbe lui aver ragione. Quindi restaurare il processo di dialogo, abbassare la polarizzazione. Invece la risposta attuale, se guardiamo un attimino il panorama generale su questo argomento, è di arroccamento rispetto a un concetto di verità versus gli altri che sono ignoranti, ma ognuno ha la sua verità, è convinto di avere la sua verità. Il passaggio sarebbe ammettere che questa verità è oggetto di discussione continua, per fortuna, e quindi siamo tutti un pochino meno soggetti a dover prendere questo carattere tribale, fideistico, perché, ad esempio, secondo me è molto più pericoloso l'atteggiamento scientifico al momento sul tema che quello alternativo. Perché nel momento in cui io comincio a fare della scienza una religione dicendo che il metodo scientifico è un dogma, tipo nell'ambito delle vaccinazioni, ok? I vaccini fanno bene, i vaccini vanno fatti, ma se io vado da qualcuno che è in dubbio su sta cosa, gli dico che mi deve credere perché io sono uno scienziato, io so come funziona e quindi deve darmi retta, sto facendo quello che facevano, vengo percepito come il sant'uffizio che parla con l'eretico. E non funziona necessariamente bene, anzi, quello che va fatto, lo sforzo che va fatto, infatti l'hanno capito tutti tranne che in Italia, pure la l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta lavorando in questa direzione, è capire quali sono le motivazioni che portano una persona a quell'arroccamento contro la questione delle vaccinazioni. È paura? È sfiducia? Sì? No? E quali sono gli argomenti che possono arrivare ad abbassare quel livello di diffidenza e polarizzazione? Infatti ci sono un sacco di esperimenti di medicina narrativa, come raccontare, come raggiungere il paziente. Mi ha chiamato qualche mese fa un primario dell'ospedale di Milano, che sta per andare in pensione, avevamo già avuto modo di interagire su queste cose. Stiamo lavorando ad un esperimento per rimettere il paziente al centro della comunicazione per quanto riguarda il passaggio di nozioni dal dottore, dal medico al paziente, rimettendo il paziente al centro del marchingegno, perché l'utente, il paziente lo sa che l'omeopatia non funziona, lo sa, e però l'omeopata va lì, lo tratta bene, lo rimette al centro, gli dice questo, c'è un problema qua, c'è un problema di là, e si sente coccolato, lo sanno benissimo, nella maggior parte lo sanno benissimo che è acqua e zucchero, lo sanno benissimo che non funziona, però preferiscono questo atteggiamento di coccola, di accudimento al freddo, vaccinati, scemo, non capisci niente. Perché stiamo chiedendo alla scienza di sostituire la religione. La scienza non lo può fare. La scienza ha i suoi limiti, si porta dietro tutti i limiti dell'essere umano. All'interno della scienza ci sono dei meccanismi tribali che sono peggio di quelli politici del Partito Democratico per far passare una tesi piuttosto che un'altra, perché si parla di finanziamenti, si parla di movimenti. C'è una complessità strutturale di un mondo che porta filtrate e devia, distorce tanti dei fenomeni di processi in atto. Che i vaccini fanno bene è un dato di fatto, c'è un problema nella comunicazione vaccinale,
per quanto riguarda il tema. E questo riguarda un po' tutto. Adesso stiamo facendo un progetto, per esempio, con la London School of Economics e il Corriere della Sera, dove cerchiamo di capire quali sono le narrazioni che portano le persone in antagonismo all'immigrazione. Perché sei antagonista? E spesso non escono temi così ignorabili, non sono scemi, fondamentalmente, è che percepiscono un incremento notevole della faccenda, poi c'è una parte mediatica che sfrutta questa, diciamo, questa già paura e la massimizza con metodologie un po' particolari. C'è una percezione del mondo che sta cambiando e si ha un senso di degrado, questo esce fuori, un senso di degrado da cui vogliamo scappare. Quello che facciamo è di disegnare un piano narrativo con il Corriere sul tema per cercare di entrare all'interno di quei gruppi e far abbassare il livello di polarizzazione, cioè, spiegando che non è tutto nero, oppure cercando di sfruttare alcune leve per abbassare la polarizzazione, perché lo sforzo va fatto nella direzione che dice Samantha Power: ascoltare, capire perché sta in quella dimensione lì e vedere se posso essergli d'aiuto. Cioè, il ruolo dell'elite attuale, accademica, politica, è che si soppersi il ruolo di servizio. Il blogger, il giornalista che parla, parla per ricevere, massimizzare la quantità di like che riceve, perché compete per il numero di like, non per servizio. E questo crea degli enormi problemi e enormi cortocircuiti, soprattutto quando l'ambiente è completamente disintermediato. Abbiamo fatto uno studio, dovremmo uscire penso la settimana prossima, dove andiamo a comparare in Italia, Francia, Spagna e Germania come va la comunicazione mediatica rispetto alla polarizzazione dell'utente, e quindi come la comunicazione dei giornalisti polarizza o meno l'opinione pubblica, e se in caso non la polarizza come vanno le fake news rispetto a questo. E troviamo che Spagna e Germania hanno un bassissimo livello di fake news e hanno un bassissimo livello di polarizzazione, perché si fidano del giornalista. Francia e Italia, una catastrofe. Inghilterra ancora peggio. E quindi abbiamo fatto partire questa iniziativa a Venezia, si chiama Pandors, che è il Permanent Observatory on News on Social Media, quindi l'analisi in tempo reale di quello che avviene sui social media a livello delle fonti di informazione, per cercare di capire quali sono i temi scottanti, i temi polarizzanti, come vengono percepiti, anticipare quali sono eventuali argomenti di fake news o argomenti critici. E alla fine arriviamo al polarization rank, cioè ovvero un indice che mi dice quanto una testata giornalistica polarizza l'opinione pubblica o meno. Perché alcune testate giornalistiche, senza fare i nomi, tendono un po' a sfruttare il livello di sfiducia, di angoscia, di ansia, di malcontento, polarizzando e sfruttando l'opinione pubblica. Spesso e volentieri con lo stesso meccanismo delle fake news che tanto vogliono combattere. Mettendo un bollino di polarizzazione esterno, ovviamente esterno, dovrebbe, infatti l'autorità, attualmente c'è un tavolo tecnico, io coordino la parte scientifica del tavolo tecnico dell'autorità garante per le comunicazioni, dove stiamo andando in questa direzione qua. Cioè dobbiamo un attimino capire quali sono i fattori che portano all'emergenza delle fake news e agire su quelli, non coi bollini o con dire segnalo. L'idea geniale che fu proposta fu quella di do la possibilità alle persone di segnalare qual è l'informazione vera o l'informazione falsa. Ecco, vado sulla pagina del Vaticano, la segnalo come falsa, come faccio ad appellarmi al fatto che quella pagina non debba essere chiusa a quel punto? Cioè stiamo creando, intorno alle fake news si è creato un mercato di ciarlatani nella maggior parte dei casi, che parla di un fenomeno, si sente, è l'elite nella maggior parte dei casi che reagisce a un mondo che non controlla più. Il giornalista prima era abituato a dire cosa è vero e cosa è falso, adesso trova in mezzo alla platea quello che gli alza la mano e dice: aspetta, io ho letto un'altra cosa, a torto o ragione, non voglio dire assurdo, però si trova messo in discussione. E questa messa in discussione, una professoressa di matematica, che, insomma, mia moglie, fondamentalmente, dice: il problema secondo me è proprio questo, adesso io spiego un'informazione, spiego una nozione ai miei studenti, quelli stanno lì già col computer, si controllano sul cellulare che tipo di informazione, dove l'ho presa, come ho fatto l'esercizio, e mi mettono in discussione, mi incalzano. Io devo guadagnare, riprendere un ruolo di fiducia, e questa fiducia è faticosa, perché è continuamente mettersi in discussione, continuamente mettersi a disposizione del panel di chi mi sta di fronte. È faticosissimo, è più facile dire io parlo dall'alto dei miei studi, ma ormai non ti ascoltano più, quindi ti rifugi in una realtà che non esiste.
L'investimento va fatto in quella direzione là, l'investimento va fatto nella dimensione per cui la scienza non ha paura di mettersi in discussione. Cioè qualcuno arriva e dice, secondo me la Terra è piatta, ok, parliamone, perché sostieni sta cosa? Cioè non aver paura di essere incalzati, mettersi in discussione. Il problema è che non abbiamo più la voglia, preferiamo ascoltare le nostre campane e ognuno è chiuso nella sua echo chamber, pure il giornalista che crede che le fake news si risolvano col fact checking. Quando ci sono evidenze empiriche ormai da tutti i punti di vista, non è soltanto l'esperimento nostro che dice questa cosa, nel senso ci stanno milioni di esperimenti che hanno confermato questa faccenda e questa direzione qua. Però stiamo continuando a pensare che facciamo l'algoritmo della verità, facciamo il comitato etico che dice che cosa è vero e che cosa è falso, facciamo l'applicazione che mi permette di dire agli utenti a maggioranza cosa mi dice che è vero e cosa mi dice che è falso, non centrando assolutamente il problema, e a noi ci facilita, nel senso noi andiamo avanti con calma, non c'è più tempo per sistemare le cose. Però di fatto il problema resta questo. Sfrutto, ci sono domande per caso, forse un attimo, un piccolo break. Qualche riflessione, commento? O se non altro qualche commento da parte tua su quello che ovviamente può essere il ruolo della scuola e dell'educazione in questo processo che tu identifichi come abbastanza complesso, no? Beh, il ruolo della scuola è fondamentale, tanto che sempre con mia moglie, ultimamente stiamo organizzando un format di divulgazione scientifica che porti le persone a spiegare il problema dei bias, ok? Spieghiamo i bias, un po' i problemi quali sono, e poi cominciare a mettere le persone nel gioco dello scambio dei ruoli nell'argomentazione, dove prima ti do un'informazione vera, perfettamente verificabile, e il pubblico si divide in chi è pro, chi è contro, c'è un giudice e c'è uno che deve dare una sintesi deliberativa. Poi c'è un livello un po' più complicato in cui c'è la verità, ma va scavata un pochettino, e poi c'è il caso classico, non so se ve lo ricordate, quello del vestito bianco e oro o blu e nero, ve lo ricordate? Quello è un caso non verificabile, quello è uno di quei casi in cui ci ritroviamo in una realtà rappresentativa e percettiva e vediamo come gli utenti, cioè diciamo chi è in qualche modo sottoposto al gioco, risponde a quel tipo di dinamica, per cominciare a far passare il messaggio che l'unica alternativa al... Cioè, non è il pensiero critico va supportato dalla scepsi. Scepsi è essere ottimisticamente scettico rispetto a ciò che vedo e ciò che sento, che è l'atteggiamento scientifico. E questo si impara a scuola. Io lo vedo con gli esperimenti che vengono fatti con i laboratori scientifici per bambini, dove insegnano ai bambini il metodo scientifico come gioco, il ciclo dell'acqua. Lì si passa, si acquisiscono, perché sono già destrutturati i bambini, acquisiscono quei meccanismi, quelle domande, quindi quel set di domande che porta a cercare di capire effettivamente come contestualizzare un'informazione piuttosto che un'altra, quindi la consapevolezza dei propri bias. Non so se rendo il quadro. A scuola come si potrebbe, cioè tutti questi esperimenti che fai tu che sono bellissimi e molto interessanti, come si può riportare a livello di classe o di scuola? Nel senso che se noi attrezzassimo i nostri studenti, i loro studenti, perché non insegno a scuola, a fare qualche cosa di analogo, sì, sarebbe una prova provata di, diciamo, di come si può diffondere una notizia falsa, oppure come si può contrastare una notizia falsa, tutte le cose che ci hai detto adesso. Cioè c'è qualcosa che si può trasferire facilmente in classe, a livello anche di scuola, quindi facendo indagini, domande, richieste a tutti gli studenti della scuola in modo tale da avere un esperimento provato all'interno? Questo non lo so, nel senso cosa è facile non lo so, perché spesso la realtà che si trovano a scuola sono un po' articolate. Diciamo che gli strumenti ci sono, c'è la consapevolezza del bias, la consapevolezza di questa tendenza nostra, che per esempio c'era stata anche la vulgata che diceva no, ma i nativi digitali, che pure i nativi digitali è una cosa strana, non si è capito bene che cos'è, non sono più così creduloni, non cascano le fake news, fino a che non esce lo studio di Stanford che fa vedere che il bambino non distingue che cosa è vero e cosa è falso, è proprio anzi. Per cui il problema è che questa realtà in qualche modo è percettiva, arrivare a comprendere che questa realtà è percettiva, quali sono gli strumenti per esempio che permettono di falsificare, di alterare un video, una foto, su internet, sul computer, sono già tutti i campanelli d'allarme, cioè dare gli strumenti per capire che una cosa potrebbe essere plausibilmente vera o plausibilmente falsa e soprattutto imparare a non schierarsi troppo.
faccio un esempio più domani innanzitutto. Sì. Sì, allora volevo riprendere la domanda del professore a cui lei ha dato questa risposta, che va benissimo per le scuole elementari, perché la consapevolezza che esiste comunque uno strumento scientifico che è allo stesso tempo piacevole per analizzare le informazioni che provengono ai bambini in menti abbastanza distrutturate come sono quelle magari di un elementare, va benissimo e anzi io auspico che venga fatto. Alle scuole superiori io dico che siamo in piena emergenza, perché le menti sono strutturatissime purtroppo, con dei purtroppo perché ci abbiamo poco margine di intervento. In una è vero, sono ragazzi nati nella tecnologia, però sono completamente sprovvisti di tutto il background culturale minimo scientifico per analizzare questa tecnologia, per cui sono dei fruitori, mi lasci dire il termine, beceri. E io spesso nel mio, cioè con le mie conoscenze che mi rendo conto sono molto limitate, perché pur avendo fatto studi scientifici sono arrivati fino a un certo punto del progresso della scienza, cerco di metterli davanti a questa consapevolezza. Però la cosa che mi preoccupa molto è che ottengo un risultato contrario, cioè i ragazzi vanno in panico e me lo dicono. Dicono, oddio quanto è complesso, oddio c'ho questi rischi. Io dico delle cose molto banali, state attenti a quello che mettete sui social, perché non vanno mai via, possono essere ripresi, tra 2 anni cercate un lavoro e magari avete un profilo che contraddice quello che avete scritto nel curriculum. Insomma, dico delle cose diciamo quasi materne, non è che faccio delle grandi lezioni come lei, vorrei avere gli strumenti per farli. E però volevo dire che loro sono molto... sono molto preoccupati di questo e quindi mi sembra che l'intervento crei panico, posso che riassicurarli. Allora io credo che questo sia proprio il contrario di quello che voglio fare, però di fatto succede. Allora volevo chiedergli proprio però dobbiamo fornire questi strumenti, come in un ambito scientifico, considerando anche i curricula scolastici che prevedono poca scienza delle informazioni e molta matematica fisica tradizionale, come, cioè cosa dobbiamo costruire, menti già strutturati per passare questo messaggio. Diciamo che l'approccio un pochino è quello diciamo antiscientifico, nel senso, cioè proprio non nominare neanche il concetto scienza. L'approccio deve essere quello in qualche modo maieutico, che porta al dialogo, cioè importare le persone a confrontarsi tra loro, perché questo porta alla consapevolezza dei limiti che ognuno ha, che è quello che manca. Cioè non è tanto la nozione scientifica in quanto tale, perché la scienza si fonda su quello, la scienza si fonda sul principio di incompetenza, si fonda sulla falsificabilità, sono tutti criteri di confronto, cioè deve essere sottoposto a qualunque tipo di obiezione. Quindi tornare ad imparare a dialogare su un tema, se è vero o falso, è una cosa molto importante che sta mancando in questo momento. Quello è un passaggio in una mente strutturata. In una mente destrutturata è facile, il passaggio con la divulgazione scientifica passa. Nel più si cresce, più l'argomento va presentato in maniera ludica e divertente. A Lucca facemmo l'esperimento bufala e porchetta, dove mettevamo le persone intorno a un tavolo con l'aperitivo, col vino, con la porchetta, e si cominciava a dibattere di vaccini sì, vaccini no, la ricetta della carbonara, prevede pecorino o parmigiano. Quindi cominciare mano a mano a strutturare questioni polarizzanti su vari livelli di complessità e arrivare alla fine all'atteggiamento dialogico. Cioè, perché in teoria io, se sono un integralista, dico che la carbonara si fa soltanto col pecorino, posso pure aver ragione, ma potrei non essere più popolare del mondo, perché se uno vuole farsela col pecorino e il parmigiano, ma alla fine a me che cosa cambia, ok? Questo è un po' l'atteggiamento da cui dovremmo uscire fuori, cioè nel senso che siamo in un contesto di comunità e ci sono cose importanti e cose meno importanti, e imparare a gestire questo modo di contrapporsi all'opinione altrui, il rispetto del dialogo, quindi fondamentalmente questo è secondo me il gioco, che non credo, immagino non sia banale assolutamente, ma sì, io volevo
diciamo, fare una domanda riguardo, come dire, all'autorevolezza delle informazioni, cioè in qualche modo, cioè nel senso che capisco benissimo questo discorso, capisco l'esigenza di, come dire, sia nella formazione, cioè sia verso i ragazzi, diciamo in qualche modo stimolare un'apertura in modo tale che possano avere un pensiero critico, poter avere un dialogo con la comunità che hanno, con cui si confrontano, anche con chi ha opinioni diverse dalle loro. Però mi chiedo, cioè, noi ci troviamo anche di fronte a problemi anche di tipo più banale, per esempio, non so, io devo verificare l'ortografia di una parola, allora un conto è se io la vado a verificare sul sito della Treccani, un'altra cosa è se la vado a verificare invece semplicemente su un blog dove magari quella parola può avere una ortografia non corretta. Oppure lei faceva l'esempio della matematica, che fortunatamente sulla quale io riesco ad avere delle risposte, magari posso arrivare alle risposte con procedimenti diversi, però comunque riesco ad avere delle risposte quali posso effettivamente capire se sono o meno. Allora mi chiedo, non c'è, diciamo, con questo approccio così, dire, di apertura totale, c'è il rischio che noi stiamo legando comunque anche, come dire, l'esigenza di insegnare ai nostri ragazzi che devono discernere tra, come dire, dei sorgenti di informazioni piccoli e delle sorgenti di informazioni che invece non lo sono. Cioè, questo è un tema importante. L'apertura totale forse di essere, come dire, anche destabilizzante, in modo di non portarli verso comunque una riflessione su sorgenti del attingere le informazioni. Allora, premessa, l'atteggiamento mio non è quello del nichilismo e del relativismo assoluto, non lo è mai stato. Mi metto soltanto di fronte al problema che esistono cose verificabili, cose che sono soggette a un livello di incertezza. Per quanto riguarda le cose verificabili, c'è un prezzo da pagare in termini di fatica che spesso e volentieri non siamo portati a fare. Okay. Il problema, questo si contrappone al problema dell'autorevolezza. Il concetto di autorevolezza purtroppo è attribuito dall'interlocutore. Cioè il meccanismo reputazionale, cioè la reputazione, quanto è importante una cosa piuttosto che un'altra, è in qualche modo soggetta all'atteggiamento, l'attitudine dell'utente, nel senso il Corriere lo trovo una fonte autorevole o meno, dipende da quante volte mi è piaciuto o meno, ok? Non siamo nell'ambito del 3 più 3 fa 6, sto parlando di un concetto un pochino più strutturato, perché 3 più 3 fa 6 richiede un procedimento matematico, se sei interessato lo fai, il problema è che se non sei interessato, quindi come dici avvicino, quello è il mio problema. Come ti avvicino alle vaccinazioni? Le vaccinazioni fanno bene. Perché non vaccini? Perché hai paura? Come faccio a rompere quel meccanismo di resistenza? Un po' questa è la prassi, no? Soprattutto in un contesto in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma, non l'ultimo arrivato, dice, proprio questo è proprio un caso che abbiamo studiato, la reazione dei naturalisti rispetto a prima informazione che dice che mi ricordo com'era. Ah sì, che eravamo sotto soglia per le vaccinazioni, quindi c'era un pericolo sotto soglia di guardia per le vaccinazioni e quello che ne riguardava. La risposta della comunità naturopata dice, ah ecco, fanno la parte di Big Pharma, fanno la parte delle grandi farmaceutiche, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe essere una fonte autorevole, ok? 6 mesi dopo la stessa comunità naturopata acclamava l'Organizzazione Mondiale della Sanità perché diceva che la carne causa il tumore. Quindi dipende da quello che dice, non da chi lo dice. Dipende da come questo si interseca con una determinata credenza. Quindi intercettare il bisogno dell'utente è fondamentale. Cioè, per quello dico che lo spettro è fino a chi è verificabile, non c'è più problema di posizionamento, cioè se non lo vuoi capire io più di tanto non posso farti, ti posso passare l'informazione, sta a te fare il passaggio. Il problema è quando le cose sono più articolate, perché se uno entra nel dettaglio, cioè se poco poco trovi il pignolo che è antagonista alla questione vaccinazioni e si comincia a mettere a fare le pulci utilizzando gli articoli scientifici, le evidenze scientifiche e tutto, si crea un marchingegno in cui si parlano due lingue completamente diverse e non si sa chi dà retta, perché ognuno ha le sue argomentazioni, ha il suo false. La realtà di fatto è che i vaccini hanno degli effetti collaterali. Ce l'hanno. Questi effetti collaterali sono molto minori dei benefici, bisogna avere il coraggio di dire questo. Cioè questo riporta all'onestà, perché quello che immagino, quello che a me spaventa, è che nella campagna vaccinale come è stata portata avanti dal governo Renzi,
è stata quella sul vaccinate perché sennò siete scemi. Il giorno che esce un effetto collaterale al figlio di un esponente famoso di comunità che porta questa cosa sui social, crea un effetto valanga e boomerang di discredito su tutta la comunità scientifica, che poi voglio vedere chi ci mette una pezza. Questa è un po' la problematica, perché è molto delicata la faccenda. L'autorevolezza va costruita ascoltando e cercando di capire perché c'è il rifiuto di determinate realtà piuttosto che altre. Cioè, immagino che se lei insegna matematica si troverà studenti che sono più predisposti allo studio della matematica, alcuni che hanno il rifiuto. Capire perché hanno questo rifiuto di quel tipo di atteggiamento. Se insegno italiano, perché sbagliano la grammatica, so che esiste il vocabolario come fonte di riferimento accreditata per, perché non usano il vocabolario? Perché abbiamo fonti d'accesso, ce l'abbiamo le fonti d'accesso. Il problema è che queste fonti d'accesso vanno in qualche modo rese popolari e autorevoli da chi le fruisce. Non è che io mi sveglio la mattina, sono il più grande esperto di grammatica del mondo e quello che dico io è vero. E l'atteggiamento che sta prendendo la scienza è un po' questo, è di alto discredito. Di alto discredito perché poi paga tutta la comunità scientifica, non soltanto chi si è esposto. Spero di aver... Altre domande? C'è l'esempio praticamente che poi abbiamo esteso questo studio un po' al... Scusa Stefano. Quindi fondamentalmente... L'accusa che ci hanno fatto, ovviamente è fondata, era sul fatto che noi ci siamo messi a studiare narrazioni molto diverse, molto antagoniste, quella scientifica e quella complottista. Ci siamo spinti un pochino più là e ci siamo spostati sul mondo dell'informazione. Abbiamo preso tutte le fonti di informazione su Facebook, tutte, quelle linkate dalla European Media Monitor, che è questo ente che si occupa di fare il catalogo di tutte le fonti di informazione, riconosciuti o meno, dove sono e che cosa fanno, e ci siamo messi lì a centellinare una per una le fonti di informazione, trovare su Facebook, e poi abbiamo tirato giù 6 anni di post, 6 anni di informazione per ognuna di queste testate. Abbiamo 1000 testate, 20 milioni di post con cui hanno interagito circa 376 milioni di utenti. L'analisi è questa. Quello che viene fuori è che l'utente si polarizza, ovvero più è attivo, più ricambia poco le pagine. Cioè, se più è attivo, più questa attività sarà spesa su poche e ben definite pagine e si ferma lì sopra. E questo porta all'emergenza delle echo chamber un'altra volta. Quindi riguarda pure il concetto del meccanismo dell'informazione. Quello che siamo in grado di fare adesso... Quello che siamo in grado di fare adesso è che combinando questi ogni prova ci ha portato a definire degli algoritmi, delle misure che ci permettono di capire quali sono i gruppi, quali sono gli argomenti che tengono in comune questo gruppo, quali sono i valori emotivi rispetto a determinati argomenti, tipo Brexit, pro Brexit, ma aspetto che l'utente in media sia molto antagonista alla questione euro, se invece è pro remain, vuole rimanere nella comunità europea, sia più o meno ottimista. Quello che esce fuori è ambivalente, nel senso che è vero che quello pro Brexit è contro l'euro, quello per il remain non è che è così tanto a favore dell'euro, però vede altri vantaggi nell'ambito di. Quindi questo ci permette di vedere real time cosa davvero c'è e verificare eventuali ipotesi. Questo ci permette di ricostruire il set narrativo, quindi le persone che stanno intorno ad una narrazione, cosa credono, perché la credono e qual è il valore di verità attribuito. A quel punto ho tutto quello che serve per andare dal giornalista e cercare di costruire uno storytelling, costruire l'informazione in maniera tale che sia in grado di essere recepita lì dentro, bypassi le barriere che stanno lì dentro. È uno sforzo enorme e stiamo misurando se funziona o meno. Stiamo cercando di capire se funziona o meno, ancora non è un esperimento, lo sappiamo, un tentativo. E infatti il caso del Brexit è abbastanza eclatante, nel caso del Brexit noi non abbiamo selezionato le fonti di informazione, noi abbiamo preso tutte le fonti di informazione, tutti i post che parlavano di Brexit
E quello che viene fuori sono due comunità separate, Live e Remain. Quello che esce fuori, molto interessante, è che una buona trattazione, una trattazione ottimistica del Remain riceve un effetto di rebound. Cioè, io parlo bene del Remain, la gente comincia a commentare dicendo: ecco, questi soliti pagati che sono pagati dalla trilaterale per rimanere in Europa, vogliono che facciano i loro interessi. Quindi una buona presentazione viene percepita come il debunking, viene percepita come un rinforzo rispetto alla narrazione antagonista. Quindi un ruolo nel processo di decisione e di fruizione dell'informazione ce l'hanno ancora le testate giornalistiche, ma perché diventano piazza del dibattito. Identificano l'informazione e il posto in cui si dibatte della cosa, ma lì si scontrano le fazioni. Questo è più o meno. E per rendere un pochino più sofisticato lo strumento, siamo spinti un pochino oltre, stiamo spingendo un pochino oltre su questa cosa qua, e cerchiamo di fare la classificazione della personalità dell'utente che crede a determinate cose piuttosto che altre. I primi risultati sono abbastanza inquietanti, nel senso, fatto sul primo dataset, informazione scientifica e informazione complottista, troviamo che la personalità dominante in entrambi i gruppi è esattamente la stessa. Quindi cambia la narrazione, gli utenti sono gli stessi. Quando c'è l'arroccamento, l'arroccamento è indotto da una determinata personalità che tendenzialmente è ansiosa, insicura e ha bisogno di certezze. Più o meno l'essere umano in generale. Questo finora ci hanno detto. Stiamo raffinando un pochino lo strumento per cercare di capire quali sono le leve che possiamo sfruttare. Cioè, facendo un'analisi psicometrica dell'audience, non del singolo, dell'audience. Quali sono le leve che hanno più probabilità ad aver successo passando un determinato tipo di informazione? E sembra che, per esempio, l'empatia abbia un gioco non banale, passare l'informazione in maniera empatica. Che significa passare l'informazione in maniera empatica? Non lo so, nel senso, io mi fermo qua. Insomma, per queste faccende qui se ne stanno occupando Martin Bauer, Cornelia Bess, che sono gli psicologi con cui lavoriamo su queste questioni. Di fatto è che il mondo è cambiato contestualmente. Quello che emerge non è un mondo malato, è un essere umano che sta imparando ad andare in bicicletta. Abbiamo accesso alla quantità di informazioni, cadiamo, ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo. Stiamo cercando di capire questo essere umano e come reagisce questo essere umano a determinate informazioni per fare la fisica di questi marchingegni, cioè la fisica delle opinioni, il rapporto opinione-informazione, almeno questo dal punto di vista nostro scientifico. Poi ha implicazioni più grosse, ma quelle le lascio a chi fa politica, a chi fa attività di regolamentazione. Sicuro è che ogni tentativo di regolamentazione e normativo sul tema al momento è soltanto improprio, perché siamo in un contesto in cui il problema neanche è chiaro. Neanche completamente chiaro, quindi arrivare a dire io blocco le fonti di informazioni false, aspetta un attimo, perché qui è materia molto complicata e molto articolata. Il problema si risolve con la con l'educazione, e in parte sì, in parte non lo sappiamo come, nel senso, perché il problema, gli effetti collaterali del problema ancora non sono chiari. Noi sappiamo soltanto che nel momento in cui abbiamo tolto il corpo intermedio sono emersi tanti aspetti della società e dell'essere umano. Che effetti collaterali abbiano non si sa del tutto, quindi ha veramente senso cercare di limitarli o cercare di chiuderli? Come faccio a distinguere, a pulire l'ecosistema informativo? Probabilmente non ci riuscirò mai, perché ognuno è attore, ognuno è protagonista, cioè sono con alta probabilità produttore e consumatore di informazioni. Il 51% delle informazioni dell'accesso alle testate giornalistiche viene fatto attraverso Facebook, quindi lo faccio già nell'eco chamber. Quando io faccio una ricerca su Google, chiedo vaccini, effetti collaterali, Google non sta lì a pensare: ah, se gli dico effetti collaterali dei vaccini questo si spaventa. Escono fuori tutti i risultati sugli effetti collaterali dei vaccini. Quindi già nel momento in cui faccio la domanda imposto un dominio di risposta che rinforzerà la mia paura, il confirmation bias che ritorna all'opera. E già la consapevolezza dei propri bias è un passaggio enorme, che ad un'età adulta porta già dei problemi. Spesso e volentieri c'è il rifiuto del bias: no, io ho ragione, io sono razionale. Mi capitò una discussione in Bocconi, insomma, c'è un fisico che disse: no, perché però la termodinamica è sempre vera. Sì, è sempre vera, però qua non stiamo a parlare di termodinamica, parliamo di cose un pochino più strutturate, meno strutturate, per cui la scienza c'è,
a far passare il messaggio che la scienza è, ci prova, è onesta e ci prova, che può uscire un risultato che smentisce le scoperte precedenti, le assunzioni precedenti, e quindi farlo tranquillamente, mettersi in discussione e avere la capacità di saper spiegare che ci stiamo provando e siamo tutti nella stessa barca. Perché nel momento in cui lo nego comincia a entrare la paranoia, la sfiducia, e comincia a entrare l'idea, il sospetto che sia Big Pharma che controlla, il sospetto che, voglio dire, questione fake news, no? Cambridge Analytica è una è una teoria del complotto dalla parte opposta. Cioè, Cambridge Analytica, l'impatto che abbiano avuto questi di Cambridge Analytica sulle elezioni non è quantificabile. Oltretutto, se proprio vogliamo andare a tagliare i numeri con l'accetta, Trump ha preso meno voti della Clinton, quindi a livello di influenza non si sa. Dicono che fanno gli ad con un'analisi psicometrica. Il tipo di profilazione psicometrica che riusciamo a fare noi, e lavoriamo con Stilwell, che è quello che gli ha dato i dati, ok? Quello con cui hanno fatto l'esperimento, io non ci metterei la mano sul fuoco, insomma, che siano così precisi. Per cui Cambridge Analytica, ingerenza russa, è colpa delle fake news se il mondo sta andando verso la deriva populista. Siamo sicuri che sia veramente così? O c'è dell'altro? Quindi questo è un po' l'atteggiamento che va... Il messaggio sta passando, l'autorità garante per le comunicazioni, il Parlamento europeo sta andando in questa direzione qua, in questo momento, nel senso, cioè il messaggio è passato, la European Broadcasting Union, che è la federazione di tutti gli enti di broadcasting, quindi RAI, BBC, che si confederano nella comunità europea, stanno andando in questa direzione, stiamo lavorando insieme da un annetto su questo concetto di strutturare l'informazione in questo modo. Però, ecco, la strada è lunga. Domande? Il problema del controllo tramite l'echo chamber, c'è qualcuno che si può a livello alto intrufolare, e c'è questo problema, no? Certo che c'è, e meno male che c'è, perché nel senso è, per me significa che comunque sia alcune informazioni possono entrare, non c'è resistenza completa, quindi dipende che informazioni faccio entrare, è il canale che sfruttiamo per... Non si sa, e ci hanno provato, dicono che ci hanno provato, è talmente tanto articolato, soggetto dentro, cioè massimizza l'entropia, nel senso lì dentro quello che succede è, sì, difficilmente è controllabile, oltretutto, quello, perché l'essere umano è molto più semplice, ma nello stesso tempo aggregato è molto più complicato di quello che si aspetta, cioè è soggetto a fortissima instabilità, altissima fluttuazione. Per cui sì, le echo chamber possono essere veicolate e portate in un determinato punto piuttosto che un altro, però farlo non è materia banale, insomma. Già se riuscissimo ad abbassare un po' la polarizzazione, per noi sarebbe un risultato enorme. Speriamo di riuscirci. Buongiorno, è possibile avere una piccola bibliografia di riferimento su questi argomenti, magari, insomma, certo, come dire, di base, o anche se mi manda un'email, le mando suoi articoli, magari, sì, insomma, sì, sì. Perché sono argomenti estremamente interessanti sui quali magari bisogna riflettere un pochino più a lungo. Ah sì, grazie. Ok. Magari la puoi solamente inserire alla fine della tua presentazione, certo, infatti, che sì. Poi carichiamo. A parte qualcosa dovrei avere, però non sono tutti questi, sono però. Sì, sì. C'è Le scienze del mese scorso di aprile, che c'è praticamente una trattazione reminder di tutto, c'è un libro che ho scritto, uscito aprile pure quello, Liberi di crederci, insomma, che più o meno fa il punto su queste cose qua, cioè il materiale ce n'è. Io volevo fare una domanda metodologica. Cioè, lei dai suoi risultati, diciamo, questo che ci ha illustrato, diciamo, emerge che poi la polarizzazione è quasi un fenomeno sempre presente, al di là dell'oggetto di questa polarizzazione. Però mi chiedo, queste indagini come si coniugano col fatto che la navigazione in internet non è assolutamente casuale, perché ci sono i motori di ricerca con
i vari algoritmi di istradamento delle nostre, cioè noi abbiamo l'impressione di essere sempre liberi di scegliere, però di fatto, siccome non ci occorre più delle prime pagine dei risultati, ci fermiamo prima, e la prima non è sempre quella che stavamo cercando, quindi in qualche modo assolutamente casuale con cui naviga, si scambiano le informazioni, si aggregano dati. Non sarà forse il dato che di questa estrema azione su qualunque cosa dovuta al fatto che cioè questo qui non è un elemento disturbo, è dei dati. Non so se sono stata chiara, sì. Un po' l'idea pure io, però dovrebbe essere considerata. Allora, diciamo che allora, l'analisi è posta in maniera tale che questo argomento, l'impatto del motore di ricerca non ci sia, perché noi ci siamo concentrati strettamente su Facebook, ok? Selezionando alle pagine, sulle fonti di informazione. Cioè io ho preso Repubblica, Washington Post, Corriere, su scala mondiale, ok? E su scala mondiale abbiamo tutte le fonti di informazione in 6 anni, ok? Tutte le fonti di informazione, il traffico che hanno fatto in 6 anni. Ora, quello che, su cui ci siamo concentrati noi non è l'effetto dell'utente, cioè è il comportamento dell'utente all'interno dello spazio Facebook con questo tipo di informazioni, ok? Come interagisce. Quello che notiamo è che più è attivo, meno cambia pagina. Questo è quello che tendiamo a fare noi, quindi significa che cerca un pochino, ma 2-3 like, non più di questo, 2-3, siamo nell'ordine di 2-3 like, entra e si stabilizza immediatamente. Quello che abbiamo fatto poi era, siccome soltanto su Facebook potrebbe essere un effetto di bias, potrebbe portare una selezione, una ridondanza, abbiamo fatto sia su Twitter che su YouTube, troviamo la stessa identica faccenda. Adesso, se siano gli algoritmi che portano a questo o è una tendenza dell'essere umano, ancora non c'è prova empirica che porta a sta cosa, che porta a questa faccenda. Potrebbe essere, gli algoritmi potrebbero giocare un ruolo, ma non lo sappiamo. Il dato di fatto è che non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che l'algoritmo tende a imitare quello che hanno fatto gli altri utenti. Quindi probabilmente la risposta giusta sarà quella nel mezzo, cioè l'ipotesi più accreditata che sono due cose che si autocondizionano a vicenda, però fino a che non abbiamo una prova empirica, un setting sperimentale di sta cosa qua, la scienza dice non lo so. Aspettare il microfono. Dico da utente, non estremamente unita, però a te, alla fine io vedo gli stessi popoli, quasi delle persone, io devo andare in mente a cercare le cose fuori da quello proposto in dico book. Credo che dietro ci sia un algoritmo like di Facebook, cioè più like su determinati gruppi, determinate parti di amici, e a loro volta mettono le mie pagine, automaticamente si crea la di risonanza su quell'argomento, e quindi cioè, questo metodo senza dare sapere accesso scientifico agli algoritmi Facebook, Twitter e gli altri vengono invalidati automaticamente. Ho capito poco o nulla, però credo di aver più o meno, cioè fondamentalmente il problema è questo. Noi siamo andati a vedere sta cosa. Ci sono. No, ringraziando Dio no. Abbiamo costruito l'esperimento in maniera tale che sia abbastanza resistente. Non ce l'avrebbero pubblicato, cioè, abbiamo fatto due PNAS, che sono una tra le riviste più importanti del, cioè, tutta roba pubblicata con 20 articoli abbastanza solidi, ci hanno fatto pelo e contropelo prima, cioè, diciamo che la costruzione empirica è tale che io mi fermo a vedere l'utente e l'interazione che ha con i contenuti. Io non ho selezionato tutta la pagina dell'utente, io ho preso delle pagine specifiche e ho visto come l'utente saltava da una pagina all'altra.
Quindi per quanto ci possa essere un'influenza dell'algoritmo, io non sto guardando tutto il newsfeed, io sto guardando come l'utente salta da Repubblica al Corriere al Boston Globe. Ok, quindi come si interagisce con le fonti di informazione. Quello che notiamo è interessante, che più like ha su Repubblica, sui post di Repubblica, più è probabile che abbia amici che facciano la stessa cosa. Quindi questo porta a un elemento in contrasto, se vogliamo, alla questione algoritmica, perché il like è un atto intenzionale e l'amicizia, la richiesta d'amicizia è un atto intenzionale, per quanto ci siano i suggeriti. Quindi probabilmente è una combinazione dei due, cioè l'utente tende a creare casse di risonanza, l'algoritmo tende ad amplificare questa tendenza. Come si autoinfluenzino è argomento di studio, ma il problema è che ancora non si sa come impostare la domanda dal punto di vista tecnico per l'analisi dei dati. Usare il microfono, ma credo che sia rovinato. La mia domanda è semplice, mi sembra che hai detto a un certo punto che una qualsiasi motivazione logica, per esempio di Harry Mann, del famoso argomento Brexit, aveva un effetto quasi controproducente, nel senso che citava pochissimi i contrari a dire che era tutto falso, tutto probabilmente istigato da qualche malevola compagnia o malevola politica. Avete fatto qualche indagine per capire qual è un modo per reagire, oppure da luogo a luogo, oppure da reazione a reazione, quale è quella che è stata più positiva rispetto al dare una motivazione logica? Quello che stiamo facendo adesso, il problema è che non è facile, perché dal punto di vista etico questo entra nella manipolazione, quindi cioè intervieni sulla configurazione psicologica di un individuo, quindi e stai studiando la reazione di un individuo ad un determinato stimolo. Questo è pericoloso, tendenzialmente. Stiamo provando a farlo in grandi linee sui gruppi, sfruttando questa analisi, Corriere, ripassiamo dentro l'informazione, ma ancora i risultati sembrano essere positivi, nel senso che sembra che se l'informazione è passata in maniera empatica ha più probabilità di entrare, di massimizzare l'ingresso nelle varie echo chamber e abbassa un pochino la polarizzazione. Empatica significa, da quello che dicono gli psicologi su questa cosa qui, è tener conto del fatto che se tu sei una mamma e non vuoi vaccinare tuo figlio, cerco di far mia la tua preoccupazione, la tua paura, e cerco di relazionarmi con te in maniera tale da farti notare che in questo tipo di paure per alcuni versi sono infondate, anzi dar credito a quella paura potrebbe portare ulteriori danni piuttosto che la vaccinazione. Ma questo è tutto è tipo un percorso terapeutico, è tipo psichiatria di massa. Sì. Su cui abbiamo fatto delle indagini all'Accademia Lincei analoghe. Dire che il vaiolo è scomparso perché è stata fatta la vaccinazione e dovunque poi è stata interrotta la vaccinazione è risorto il vaiolo, non è sufficiente, è una questione estremamente logica, numerica quasi, però purtroppo non ha influenza positiva. Perché non è passata in maniera empatica, questa è una nozione che viene passata a contrasto. Io devo fare il primo passaggio, è perché tu non credi ai vaccini, perché tu sei antagonista ai vaccini, che cos'è che ti porta a quello? Spesso è sfiducia, spesso è insicurezza, spesso è ma i numeri lasciano il tempo che trovano, nel senso da un punto di vista della rappresentazione del reale, il numero passato come prova, il debunking, abbiamo tonnellate di esperimenti che dicono che è assolutamente controproducente. Observa ha fatto uno studio, un'indagine sette mesi fa sull'impatto della campagna del Ministero sulle vaccinazioni. E quello che ne esce, non è vero che se uno legge bene il questionario, il sondaggio, non è che la gente è pro vaccinazioni, la gente vuole scegliere per conto proprio, vuole essere libera di informarsi e di avere le informazioni corrette perché non si fida dell'interlocutore. E lì dobbiamo agire, e quindi andare lì e dire tu non capisci niente, cioè ti risolvi. No, lungi da me di che sia semplice, insomma. È tutta psicologia, infatti.
Infatti stiamo lavorando con tre psicologi, non uno. Come si fa a fare questa fatica anche cognitiva per ogni situazione di questo tipo? Perché chiaramente ci sono situazioni più importanti e meno importanti, c'è una scala di priorità, ma il tipo di atteggiamento è lo stesso, sia che si parli di una realtà vicina, meno importante, eccetera, sia che si parli di questioni macro, questioni, appunti vaccini. È uno sforzo cognitivo, cioè ogni volta andare in maniera così profonda, così dettagliata, no? Cioè, in realtà giornalmente riceve un corso di informazioni, deve essere allerta su cosa. È uno degli effetti collaterali, cioè la fatica che richiede la soluzione di questo problema al momento è questa, cioè nel senso, io la soluzione non ce l'ho, è oggettiva, la soluzione non ce l'ho, stiamo provando alcune strade, non sappiamo neanche se siano del tutto funzionali. Vengono perché abbiamo avuto degli insight, perché abbiamo avuto dei feedback positivi in alcune faccende. E oltretutto intervenire in maniera pesante con questo marchingegno che stiamo facendo con l'immigrazione è estremamente pericoloso. Estremamente pericoloso perché è quello che fa Cambridge Analytica. Noi lo facciamo a fine di scienza contro l'immigrazione, noi stiamo a fare la stessa cosa. Ok? Questo è il marchingegno. Infatti siamo finanziati da fondi privati, non da fondi di ricerca. E privati nel senso non dati allo studio delle fake news, comunque sia, su questa tematica qua. Il problema è che intervenire su tematiche come vaccinazioni, anoressia o altre cose ha un suo valore. Ma io, già le scie chimiche, ma se uno crede che viene avvelenato dalle scie di condensa dell'aereo, ma non è libero di farlo, uno che vuole credere che la Terra è piatta, perché ha le sue ragioni, probabilmente incarna, sedimenta un tipo di reazione a qualcosa e lo fa stare meglio, ma perché io dovrei dirgli di no? E lì bisogna distinguere qual è a quel punto si arriva a un paradosso cruciale che è il Ministero della Verità, quello che dice che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, e lì è più pericoloso del problema delle fake news in sé. Io penso che stiamo imparando ad andare in bicicletta. Questo è un po' che ogni tanto si cade, ci sono delle cose che vanno imparate e piano piano impareremo a sviluppare gli anticorpi, ma che sia risolvibile da qui al medio termine non credo, anche perché stiamo parlando di un problema che di sé non è un problema. È cambiato il metodo d'accesso alla conoscenza, dove l'intermediario è stato completamente bypassato. Il problema è che mancano gli strumenti per accedere a. Come si acquisiscono questi strumenti? Primo è l'acquisizione della consapevolezza dei propri limiti cognitivi, quindi ognuno dovrebbe avere, cioè io auspico che ci sia pressione, già lo feci presente al MIUR più di qualche occasione, la consapevolezza dei propri bias, cioè ognuno ha i suoi pregiudizi e le sue imperfezioni e tende a farle proprio e lo identificano. Tendiamo all'antagonismo, già comprendere questo è un passaggio notevole, poi il resto non lo so. Altre domande? Concludo io con una domanda. Puoi immaginare degli esperimenti da svolgere nella scuola? Ce ne potrebbero essere moltissimi. Sì, dopo questo qui che vi dicevo. Soprattutto di in qualche modo portare questo approccio elegante tra gli studenti che ad esempio potrebbero informare fonti diverse su un determinato aspetto, riportare anche fare comunque opinioni diverse e confrontare. Sì, no, piccolo, voglio dire che un anno fa ho dovuto aiutare mia figlia a fare una ricerca sulla di Roma e lì è veramente difficilissimo perché non distingue tra la leggenda, la realtà, la fonte storica, e per cui ho dovuto trovare, cercare qual è il luogo su internet più idoneo per, immagino che comunque è molto utile. Diversi bambini, ragazzi, studenti portino e diversi affrontino tra loro davanti al mediatore che sì. Insomma, è il docente. Insomma, un'altra cosa può essere anche in qualche modo pianificato in maniera più rigorosa, certo. Stare delle conclusioni. Un altro esperimento, un altro gioco molto divertente è costruire un'informazione falsa.
Nel senso, io presa questa tesi, so che più o meno funziona così, voglio ingannare quelle persone e fargli credere quest'altra cosa. Che cosa gli diresti? Cioè, la consapevolezza delle strategie che stanno dietro, cioè acquisire i meccanismi che stanno dietro, ha un effetto educativo e è molto divertente, oltretutto. Ma tanto le bugie le dicono comunque, cioè non... Sì, sì, in classe, cioè, lo facciamo nei corsi, cioè, nel senso è una delle proposte che facciamo nelle attività di divulgazione sui corsi. Sì, e confrontarsi uno deve... L'importante è che ci sia il giudice, l'importante è che ci sia un giudice e uno che deve fare da sintesi, perché questo riporta tutti quanti da uno scopo al messaggio. Metterli di fronte a un problema che non ha risposta è molto divertente, perché vedi proprio che si impallano. La cosa che voglio fare come esperimento, sto prendendo dei misuratori biometrici per vedere come nei vari contesti l'utente tende a rispondere in maniera diversa per l'analisi del fattuale dei comportamenti, insomma, cioè come si associa, come cambia il bioritmo a seconda dell'embodiment nelle varie ecochamber. So, cioè, è lunga.